Venezia, Julianne Moore, presidente di giuria, Salma, movimentista e nonno Draghi, attualità. Censis, la badante RSA, il 60% delle famiglie preferisce l'assistenza in casa. Assistere un proprio familiare anziano un autosufficiente, il 58,5% delle famiglie non esita a scartare il ricorso a una residenza sanitaria assistenziale preferendo l'assunzione di una badante. Solo il 41,5% delle famiglie prende in considerazione la scelta di una RSA. Di queste il 21% si rivolgerebbe ad una struttura convenzionata, il 14% ad una privata e il restante 6% ad una pubblica. Crisi di governo, Gentiloni, servono alto livello di coesione e forte leadership in Italia. Berlusconi, mi sono confrontato al telefono con Matteo Salvini. Di Maio, governo va avanti, ma ora è molto difficile. Ancora Covid, speranza, contrario a far uscire gli asintomatici. Per i quotidiani, il Corriere della Sera, caos, Movimento 5 Stelle, elezioni più vicine. La Repubblica, Scalfari, l'abbraccio di istituzioni e lettori. La Stampa, appello USA Unione Europea, Draghi deve restare. La bimba della lavanda, panico a palazzo, la sinistra non vuole le elezioni, libero. Il giornale Ombre Russe sulla crisi e il Fatto Quotidiano, interferenze straniere, USA e Unione Europea votano Draghi, temono il voto più del Covid, della verità. Italia è l'unico paese dove le elezioni sembrano una malattia. Il tempo, i vaffanveri di Draghi. Il messaggero, Draghi non cede. Questo e molto altro su notizienuclick.com, la notizia giusta per te. Noi vi diamo appuntamento alla prossima rassegna, senza prima ringraziarvi e se volete diventare giornalista per un giorno potete cliccare qua. Grazie ancora, Loredana.